sono divina, vera star, posso aspirare il mondo. Tiro su tutto perché mi va, non vado certo a fondo. Amore povero che c'è qua, mi fai suscitare il punto del naso che mai sarà in certi dolore. Odio questo ufficio, qui morirò, prima o poi lo brucio per vedere l'effetto che mi fa. Sai che polvere ovunque ci sarà. Ah, sta facendo le pulizie? Ma va, signor Sergio, noi donne di servizio ci distraiamo così, puliamo il pavimento. Non mi chiami signore, quante volte glielo devo dire? Come vuole, signor Sergio, ma che posso oggi, non è un po' in anticipo? Che depressione, è lunedì, il mondo mi vuol male. Vorrei migrare dove non so, purché ci sia la tele. Buongiorno, basta signora Adele. Basta disegnare cattivo umore, storie di bionde, cattivo umore, sempre a gambe aperte, tutte cuori infranti e glicemia. Vuole un caffè? Ed a me mai che l'eroe mi porti via. Se si accende ancora una porta, non è un buon motivo per non rispondere. Se sono isterica, c'è una ragione. Vento si soffoca, fuori si muore. Ma che schiavi tu, non ne posso più. Ecco, l'avevo lasciato qui. Bravi ragazzi, vedo che siete già al lavoro. Vuoi caffè per me? Ma cos'è quell'aria negativa? Guardate Luisa come sempre timpante. Luisa, spieghi ai ragazzi il suo segreto. Mi drogo. Hai partito, l'ago del tre, quella di lui al partito. Dopo magari passa da me, ho un testo ad da darti. Madonna. Per la collana, ditemi un po', mi piace sentimenti. D'accordo al nuovo, proprio non è, ma come passi istinti e facce fate. Siamo noi gli auto, forse qualcosa sta. Che ipocrisia! Se non ti piace si cambia, basta storie in su. Guarda pazienza, cosa è tre? Che sai, sono gli autori. E da me mai che le ore mi porti via. Via di corsa. Della collana che non funziona. Ma come si fa a inventarsi travolgenti storie d'amore con la protagonista che fa la massaia, con due figli idioti e pure la nonna a carico? Che ti frega, ti ho detto di scrivere una storia così, tu falla, no? Ma perché la nonna? Che se anche convinco il lattaio a diventare l'amante, la vecchia me lo fa fuggire subito. E poi fa certamente la spia al marito. E tu falla cieca, sorda e paralitica. Ma che schifo. Me li vedo, sai, i due amanti che fanno i giochini in bagno. Ed improvviso una visione. Nel bicchiere, la dentiera della nonna. Ti sei accorto di che maglia ti sei messo oggi? Ma è che continuo ad immaginarla prima della tragedia. Quale tragedia? 21 agosto. Un telo spugna Versace color rosso pompeiano nel bucato del bianco. L'apocalisse! Dici che le
tutto nell'episodio del prossimo romanzo. Chi ha messo le mani nel mio beauty? Quale beauty? Questo! Dove tengola? I miei ricostituenti. Se scopro che è stato uno di voi due, vi metto a compilare le quarte di copertina! Ricostituenti? Ma te finta di niente, eh? Ma non finisce qui! Ma da quando usi ricostituenti? Adele, quella traccia per come si chiama cuoio sudore, eh? Pelle calore. Beh, puoi cestinarla. Avevi ragione, cara. Non è un'epopea di Mandriani. È solo schifezza! Con quella roba non passiamo neanche la prima selezione. Questi vogliono fanciulle dal cuore palpitante. Non pervertite che si fanno frustare da energumeni vestiti di cuoio! Ti sei data al sadomaso? Efficie. Voglio una nuova idea sul mio tavolo per domani! Senti come mi palpita l'ecchimosi! Idiota! Sai qual è il tuo problema? Non fa per te. Non fa per te! Il tuo tipo, dico... Virgilio! Che ci vuoi fare con uno che si chiama Virgilio? Virgilio! Mi vuole bene, poi tu non lo conosci. Ci mancherebbe altro, ho una reputazione da mantenere io. Non è lui che ha la tappezzeria con sopra i coniglietti? Ma che altro dovrei fare? Struggermi nella disperazione per quell'altro che non c'è mai? E non si ricorda nemmeno del mio compleanno. Almeno Virgilio mi pensa. Oh. E poi abbiamo una perfetta intesa sessuale. Ah, davvero? Racconta. Ti dico niente. Insomma, scrivi storie idiote tutti i giorni, inventati qualcosa, no? Beh, per oggi è andata, vienimi anche tu? No, finisco ancora di lavorare un po'. Io non leggerò un video e poi a letto presto. È già finita la nuova liaison. Se uno per una sera va a letto presto non vuol dire che non abbia di meglio da fare, no? Quanto è durata questa volta? Una settimana? 3 giorni. Col sabato in mezzo o senza? Ma mica è una tariffa aerea! Ah, se sono stati 3 giorni lavorativi! E aveva pure il turno di notte. Spegni tu. Ciao. Ciao. Ciao, Virgi. Sono io. Sì, amore, mi sei mancato. Tanto, amore. Non lo so, amore, se tanto è più di molto. Insomma, non saremo più a calcolare quanto vale tanto, no? Sì, sono sola. Sì, ho su il tailleur d'ufficio. Quello blu gessato. Quello che ti piace tanto. Sì, mi sono sdraiata. Ma che porcellino! Oh sì, ti prego, dimmelo ancora! Sì, strappami i vestiti! Sono il tuo Iraq! Invadimi tutta! Ma come si deve entrare così senza farsi sentire? Sono concentrata a provare una scena del mio prossimo romanzo. Devo svuotare i cestini. E lo deve fare così silenziosamente? Va. Non lo saluta? Non era nessuno, era solo una prova. È il nessuno che richiamo. Redazione chiusa. Senta, Luisa, certamente ha frainteso. Non è che adesso poi mi va a raccontare in giro strane storie? Ma si figuri, signorina Adele. Dovrebbe vedere cosa succede nell'ufficio del quarto piano. Quando il direttore amministrativo sembra che faccia quello. Perché non vuoi capire che ci sono momenti in cui non è il caso di insistere? L'aspirapolvere e puoi infilartelo nel... Forse non hai attaccato la spina, mamma. In genere gli aspirapolveri vanno a corrente, come il tostapane, sì. Anche la lavatrice, la spina non si vede ma c'è.
No, mamma, lo scarico del water no. Mamma, senti, io sono stanca, voglio andare a casa. Ne riparliamo in un altro momento, eh? Ti saluto. Sì. Ti saluto. Ciao. Ciao. Ancora qui lei? E poi tra una cosa e l'altra non ho svuotato i cestini. Io vado a casa. Si diverta. Osvaldo. Ah, Tommasino, sei tu? C'è mica papà? Passiamo un po'? Bravo, bravo. Osvaldo. Sì, adesso vengo a casa. Però mi chiedevo, Osvaldo, come sei vestito? Con la maglia della Sampdoria. Osvaldo, sai cosa sono? Sono la tua ira di Dio, sono il tuo Mar Rosso, separa le acque, travolgi gli egiziani! E gratta e vinci? Ma sì, Osvaldo, te li porto. Te li porto adesso quando vengo a casa. Sì. Almeno avrai qualcosa da fare. Grattarteli! Non trovate che sia intrinsecamente rigenerante? Molto intrinsecamente. Questa idea di sostituire la pausa pranzo con un'ora di ginnastica è semplicemente geniale. Si risparmia sul pranzo, si tonifica il corpo, si evita la sonnolenza del primo pomeriggio. Il pranzo soccorso per il collasso è previsto nel pacchetto. Senti che ritmo, vuoi far papille? Se solo segue il tempo come un imbecille. Sergio, distraila, non deve vedere quella tipa col body rosa. Perché? Rosa! Flaccido il braccio, presto coi pesi, vedrai poi sembreremo che celebro lesi. Sì, facciam palestra, devi spegnere il cervello per sentirti bella. Ha un vantaggio questo andarsi giù. Fuori il cranio, l'analista non lo fa di più. Santo cielo! Avete visto che roba tutto in una volta? Ma quello è un bicipite o un campo da tennis? No, carenza di materia prima. Amore, almeno io mi ricordo ancora come si fa. Ma stavo parlando dell'uncinetto. Respirazione, soffia e ti sguardi, e poi ti senti come tre poveri giochi. Sì, facciamo palestra, devi spegnere il cervello per sentirti bella. Pulsa il sangue mentre vai su e giù. Batte il cuore se è un infarto. Non fatichi, non fatichi più. Non li sopporto! Questi che mi si spogliano davanti agli occhi e si gonfiano i pettorali senza il minimo rispetto per la mia condizione di sofferente. Guarda. Ma non hanno da lavorare, perché per avere degli addominali così ci devi passare delle ore in palestra. E non basta la ginnastica, devi stare attento a quello che mangi, quello che bevi, agli zuccheri, ai carboidrati, ai radicali, ai crepi, i massaggi, lo stress, le vacanze, i vesti. E finitela con questa musica che mi sta tordendo le orecchie! Oh, un po' di silenzio. Faccio ginnastica per distrarmi, non per scoprire che il mondo è pieno di marziani ipervitaminizzati che sanno solo farti notare quanto è galoppante lo stato della tua cellulite. Io sono fatta così. Prendere, non lasciare. Voglio andare magari al mercato, in
ciabatte con i bigodini, passeggiare col volto struccato per il centro con tute e calzini. Non vi piaccio, ma se in cerca non c'è altro. Vi fa schifo l'apparenza, ma perché? Perché mai non c'è uno straccio nuovo, un santo, un messo, ma che sia per me. Non si riempie una giornata vuota con santi, diete, vite e poi per stupire un maschio idiota che certo poi non saprà amarti, no. Wow. Che mai mi dovrei preoccupare se gli piaccio, gli piaccio abbondante, doppie punte da farlo arrabbiare, sono da sturbo col seno cadente. No, 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 no. Non può andare avanti in questo modo, ragazzi. Mi dispiace, ma ve ne siete resi conto, vero? Abbiamo ancora pochi giorni per presentare qualcosa di decente all'ispettore capo. Non ho visto ancora un'idea che sia una. Ora con il nuovo corso aziendale di aggiornamento, qui cambia tutto! Rosa Salmone? Sono io. Rosa Salmone. Rosa Salmone. I dischi le si incanteranno a casa sua. Mi chiede il mio nome e glielo dico. Mi chiede il nome dell'agenzia e glielo dico. Perché io e l'agenzia ci chiamiamo allo stesso modo. Ha presente quelle ditte che prendono il nome dal proprietario? Sì, io sono il proprietario. Esatto, Rosa di nome e Salmone di cognome. Bel maleducato questo, eh? Una redazione, scriviamo libri. Libri che si vendono in edicola, letteratura femminile, romanzi rosa. Si può sapere cos'è che la fa ridere? È un nome bellissimo, invece! Ma certo, Rosa evoca il genere letterario, che poi è anche il mio nome. Ma no, Salmone non evoca niente, se non il colore. Se sono lunghi e rosa anche altri pesci, ti viene in mente solo te, imbecille, che hai il cervello bacato da pervertito in astinenza! Cretino! Tutti uguali gli uomini. Il prossimo che fa dell'ironia sul mio nome lo denuncio! Quindi, se non presentiamo nulla, non partecipiamo neanche alla selezione per la nuova collana. E se non partecipiamo alla selezione, chiudiamo! Venera punta vaghezza? Punta vaghezza. Non so se questo mette in attività quell'unico neurone che avete nel cervello, ma se così non fosse nell'eventualità, io verrò trasferita. Ma voi sarete licenziati in tronco! Ma lei ha già pronto una traccia per un nuovo romanzo? Sì, non mi dite niente. Avanti, di che si tratta? Ma sì, è una storia in costume. Una giovane che si innamora di un bel tenebroso. Una rivisitazione di Barba Blu. Ecco. Barba Blu. Signore.
ma solo come atmosfera, eh. In realtà... Senti, ragazza, chi stai frequentando in questo momento? Prima con il sadomaso, adesso l'horror. Ma non è proprio un horror. Ho bisogno di un caffè. La macchinetta è rotta, bisogna chiamare il bar. Sì, ci porta un caffè, anzi faccia due, anzi tre, senza zucchero, solito indirizzo, grazie. Hanno chiamato loro, vero? E quindi è statisticamente molto improbabile che fosse il bar. Pronto il bar? Ah no. Rosa Salmone? Certo che sono io! Mi sta chiedendo se conosco qualcuno per un'intervista a Ricky Martin? Ma qui non ci sono giornalisti. Ah, Ricky Martin non vuole giornalisti di professione? E vuole essere intervistato solo da donne? Ah, capisco. E le vuole pure bionde. E con le calze a rete? Che siano di classe, ma non bigotte. E che abbiano un fidanzato bellissimo che le accompagni. Ok, d'accordo, faccio io l'intervista. Sergio! Ma sei impazzito! Devi assolutamente farti togliere questo punto nero qui sotto l'occhio. Ho un amico che è morto per aver trascurato una cosa del genere. Scusate, ho un appuntamento. Tu dove te lo tiri fuori, fidanzato bellissimo? Ma non sei nemmeno bionda! Quanta fatica! E per che cosa poi? Per un bel faccino che neanche ti guarderà. Quante energie sprecate. Andati quelli quando mi chiedevo che farò da grande. Li ho vissuti con un senso di disagio, con il cuore trepidante per aspettare chi non arrivava mai. Son passati gli anni, ora gli uomini sono ovunque, lo sai, come un grande magazzino, dove tutto è finto, dove ormai tutto scade in una notte, e poi lui al mattino se ne va. Ti puoi fare un bel frullato mononutriente. Quando lui ti dice addio, io giro di palle morte. Sollevano l'umore, giuro. Storie di decenni sono luoghi bui. Perdi presto il fair play. Muto guardi foto d'album. Poi ti dai all'alcol, fino a che giù nel parco infreddolito
avrai tre piccioni che son là. Schiaccioli piuttosto sotto il tacco, sparagli nel cranio, credi a me. Sono uccelli ok, ma sono un trucco. Non ti dan conforto, né san fare coccodè. Questo mondo è fatto strano e sarà una vita per capire dove va. Niente lacci né legami, volo via. La mia vita è un po' casuale, sì, ma è mia. La bellezza dei tuoi occhi è un incanto. Oh mio Dio, ora mi spezzo. Un regalo per si amato talento. Delle chiavi ho fatto un mazzo. Un mazzo? Oh, sono le chiavi delle sette stanze che conservano segreti. Custodisci queste chiavi, ma non devi entrare. Trasgredisce pene gravi, ti farò provare. Ma se cretino ci fai, mi proibisci l'uso, poi sai guardarmi le chiavi. No, dico, se hai visto mai, donna qui non c'è da me, ma che cosa credevi? No, non si è visto mai. È così la storia che posso fare, non son certo io l'autore. Già vediamo se scopriamo qualcosa. Spero che non sia una sola. Oh, questa volta con la serratura, sopra con la prima chiave. Vada gira piano, c'è un arcano. Oh mio Dio, la prima moglie, il terror massale. Come hai fatto a innamorarti? Cozza tale. Ma guardati tu piuttosto, io non lo so, certa gente non ha il senso della vergogna. A che modi? Su, vediamo la seconda porta. Apri avanti a te l'onore. Vedi quanto soffre quando s'apre. Pensi che sia scema o cosa? È quella di prima. Si è cambiata la parrucca. Beh, non è carina. Uffa, mi sono stufata di questo gioco. Andiamo direttamente all'ultima porta. Ah, sei sicura di voler aprire? Tu non sai quel che t'aspetta. Guarda, tu sei brava, tua schiava. È completamente vuota. Non ci giurerei. Sarà questa la tua bara dove morirai. Andrea demonio. No, non esiste, mi spiace, ma io qui non resto, no. Chiusa non si può fare. Madonna, forza e mendace, perché sei venuta? Beh, per poterti incastrare. Prendilo, prendilo, guarda le fragili che aspetti più. Nulla ti vincola, rendilo docile, ora sei tu Barba Blu.
Ma poi dico io. Ma se mai visto Barba Blu che dice la storia è scritta così, che ci posso fare? Mi sembrava che offrisse quella componente metaletteraria di distacco critico fra narrato e agito. Che gliene frega le nostre lettrici di ste robe. Non sanno neanche chi sia Barba Blu. Ma così mi dici la mia creatività! Carino quel tono di biondo. Non è qualcosa di orientaleggiante? Hai visto che vendita ha fatto bagnata dal fiume giallo? Forse avrei un soggettino indiano. Indiano! No, indiano! Benissimo, lavoraci. Com'è andata l'intervista? Lasciamo perdere! 112 euro dal parrucchiere per non essere neanche ricevuta! Una vergogna! 2 ore di sala d'attesa! Per una tinta? Dal discografico di Ricky Martin! Ah, comunque 112 euro per una tinta così rimane una vergogna, Sì, questo amore splendido! Ilai, 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 ilai! Ha trovato un nuovo fidanzato? Sai, giù ci sono novità che ancora non conosciamo. Ui, Masher. Come si chiama? Si chiama Mario. Non è un nome romantico. Raro, soprattutto. Che fa il tipo? È gruista specializzato. Cosa fa? È un lavoro di grande responsabilità. Fa muovere le gru. È il tipo ideale per mettere su casa. E sai, con le gru. C'è anche un regalo per me, grazie. Sulle maniche, non è per te, è per Luisa. Oggi compie gli anni. Oh, che bello, e cosa le abbiamo regalato? Una trousse per il trucco. Ma con tutto questo trucco facevamo prima a pagarle direttamente il lifting. Quella è la torta. C'è anche la torta, caspita. Senti che arriva l'ufficio. Ma non è ora di chiudere? Tanti auguri a te! Tanti auguri, Luisa! È stata una bella emozione! Non so proprio cosa dirci! Non dovevate! Mio marito non me ne fa più sorprese così. Oggi l'imbranato mi ha fatto trovare una trousse per il trucco. Che lo sa che non la uso quella roba lì. Proprio voler buttar via i soldi, Non ci capiscono gli uomini a noi donne, vero signor Sergio? E wow! Ma che regalone! Ma cos'è, una valigia? No, è la torta! Brindiamo! Solo che poi mi vanno tutte le bollicine nel naso! Certo che lei nel naso preferisce altra roba! Mi sembra una battuta così incredibile! Che qui sotto c'è una signora che ha chiesto di lei, signorina Adele. Una signora chi? Ha detto di essere la moglie di un certo Virgilio. Mi sta aspettando qua sotto. Beh, io ci ho detto che era ora di chiusura e che quindi scendeva subito. Che faccio? Devo andare? La moglie di Virgilio ha detto. Mi scusi, Luisa, se non brindo con lei. Si immagini. È andata. Avanti, non ci faccia caso, siamo qui noi, avanti, prendiamo. Non sapevo che Virgilio fosse sposato. Nemmeno io, probabilmente nemmeno Adele. Avanti, buon compleanno, Luisa. Non beva troppo che domani mattina deve venire a casa mia. Lo so, signor Sergio. Ho la casa che è un disastro. È proprio un terremoto questo gruista. Avanti, Luisa, stacca la candelina. Deve esprimere un desiderio. Un desiderio? Ma non saprei. Anche tu, Rosa. Esprimiamo tutti un desiderio. Vai, voglio conoscere il tuo. Sì, poi ce li raccontiamo. Ma così non si avverano. Tanto non si avverano comunque. Su. Brava, Luisa! Allora, che cos'è che hai chiesto? Io? Sì. Dica, su, cosa desidera? No, non posso, no, per carità. Rosa, e tu? Sei cavitica? No. Va bene, allora. Vorrei incontrare lo stradito mozzafiato originale, quelli da sperimento non se ne trovano, tutti spariti, per dirmi poi se ti bello mai stupato, sparisci dal tormento, non c'è speranza, è fantascienza, sapere invece a me piacerebbe sfuggire.
ripiegato a bramare a pace. Se non c'è speranza, un giorno il nessun caso saperà. Saperà. Passi avanti, con te ci proviamo, perché no? Sì, ma che faccia, però necromantico, presto accendiamo un bel palò. Prendi la pentola, poi tipo non rientri la mamma, metti la fabbrica. Nessuno mai sicura, il mai minestrone sarà. Credimi una bontà, ok, non ti fila, per pazienza. Non badare alla sua latitanza, la sua latitanza. Almeno in cucina son regina, è consolante assai. Luisa, tocca a lei. Oh no, non potrei mai. Luisa, tocca a lei. Non so se posso, davvero mi imbarazza. Scusi, lascio. No, perché no, posso dirlo. Ma la timida. Cosa aspetta? Riguarda lui, mio marito, poi la mazza. Io la difendo. Dovrei provare a tradirlo. Non posso crederci. Mai fatto mai. Davvero qui urge un intervento per ridare sapore alla vita. Siamo ancora qui. Andiamo a salvare il nostro mondo. Poi brindiamo con una bevuta. Sì, brindiamo a noi. Poi sì, brindiamo a noi. Sì, brindiamo a noi. Siamo rituali, non so d'esotico. A noi ci piace anche di più. Ci piace le bollicine quando sono elettrico. Che poi desidera di più. Ci piace. Basta le chiacchiere che sono inutili. Rendi il bicchiere, vada giù. Prendi la fetta che vuoi, oggi è una festa, perciò devi godertela. Come la vita non puoi perdere il treno se non sai se ripasserà. Gira la testa mia, questa vita è perfetta, tutto si spicciola. Anche l'ipocrisia e le cose che ho fabulato dagli alibi. Prendi la fetta che vuoi, la responsabilità obbliga a scegliere. Recepi tanto che vuoi, ma con tutti ti farà che fiori cogliere. Gira la testa mia, questa vita è perfetta, tutto si spicciola. Anche l'ipocrisia e le cose che ho fatto la torta agli alibi. Prendila, forse è l'ultima. Non ce n'è più. Mario, alzati, adesso arriva Luisa. Mario? Mario, sei già in piedi? Mario? Ciao, grazie per l'ospitalità. Devo aver bevuto un po' troppo ieri sera. Adesso vado perché c'ho il cantiere, se no faccio tardi. Baci, Mario. Ha scritto ciò senza che tutto attaccato. Luisa! Arrivo! Buongiorno, signor Sergio, come sta? Ho un mal di testa tremendo. Ma che ordine, c'è pure il letto fatto. Ha fatto i bagordi ieri sera, signor Sergio. Non mi chiami signore, quante volte glielo devo dire? Come vuole, signor Sergio. Che poi c'è questa allitterazione fra SRG, signor Sergio, che mi dà un fastidio. Vuole un caffè? Sì. Ha sentito del musical che fanno al Libero? Mi fanno schifo i musical. Biscotti? Oh, Luisa, la prego! Ah, vabbè, se ne sono rotti solo tre. E meno male, ne è rimasto almeno uno. Ho un mal di testa stamattina. Ma come, signor Sergio, così giovane? Guardi me come sono tutta pimpante la mattina. Luisa inizia presto, finisce presto e di solito non pulisce il vate. Ah, che donna quella. Se la ricorda, signor Sergio? La Luisa della televisione, no? Come? Non pulisce il water? No, perché nel water ci metto una schiumativa! Una schiumativa nel water! A proposito, ne ho messi due, come al solito. Ma senza zucchero, Luisa! Ma quant'è che non lo pulisce il suo water, signor Sergio? Io non lo so, sa che mia cugina per una cosa del genere ci è venuto l'ufficio di igiene. Dovevano
di razzottare, di sarcionare. Boh, non mi ricordo. Insomma, ci ho detto i topi. Ma in che razza di posto vivi? Certo che con un marito così cosa pensava di aspettarsi? Ah, ma gliel'avevo detto io, sa. Se gliel'avevo detto. Ci ho detto, Giovanna, se ti prendi uno così, tu finisci male. Dai retta a me, quello è un delinquente, un lavativo, un buon a nulla. E poi l'ha più vista lei, sparita. Non si è più fatta sentire. All'uomo per me, fatta apposta per me. Laviamo le lenzuola? No. E va ben facile e delicato. Comunque anche la Margherita, il fatto di mariti sbagliati non scherza, eh. Il suo è sempre al bar, poi dice che non guadagna abbastanza. E certo che se te li spendi tutti al bar i soldi. Lo vuole un frullatino, signor Sergio? No. Ci ho detto, vai da Costanzo. Così mi racconti come ti tratta quel tuo marito lì. L'altra sera c'era una signora col marito che aveva cambiato sesso. Guardi che non sto mica scherzando, eh. Almeno l'uomo della Margherita, lui non ha cambiato sesso. No, no, lui è proprio maschio, un vero macho. D'altronde la picchia. Solo ogni tanto però, ma è meglio, sa? Meglio che il tuo uomo ti dia qualche scappellotto ogni tanto. Prima che venga la fantasia e lo vada a dare in giro a chissà chi, eh. Lo scappellotto, dico. La vado a sfilare. Adesso praticamente vivono come due amiche. La signora con il marito del Costanzo, non la De Filippi, quello che ci ha fatto l'operazione. Comunque guardi, la Margherita è proprio una santa donna. Pensi che prima di passare il pomeriggio a bar, quel suo marito lì ci aveva attaccato una malattia. C'ha ragione la signorina Adele a fare quelle cose al telefono, almeno lei malattie non se ne prende. Le dispiace, signor Sergio, se accendi un pochino la radio? Maschio, prendi me, lascia le altre donne, prendi me. Maschio, sono qua, tanto ti ho aspettato e non ti va. Che devo fare per farmi assumere per un mensile con i contributi? Maschio, prendi me, lascia le altre donne, prendi me. Tanto ti ho aspettato e non ti va. Che devo far per farmi assumere per un mensile con i contributi? Non è un problema tuo. Scusa? Così mi ha detto. Non è un problema tuo. Per questo non mi ha fatto sapere che era sposato. Perché non era un problema mio. Che bastardo! E invece adesso che lo è un problema mio, che si fa? Lei mi fa pure pena che cerca ancora di salvare qualcosa di quel matrimonio. Quando ho scoperto che avevo scritto io Catene di passione, lo aveva letto 4 volte, ha cominciato a scusarsi. Sembrava quasi mi volesse dire, ma sì, se lo tenga qualche mese il Virgilio, in fondo lei non è una vera donna, è una scrittrice. Ti sembro una scrittrice io? Mi ha sempre mentito. Sai quante volte le ho scritte queste storie? E ogni volta ci ricasco e ogni volta mi dico che gli uomini non mi fregano più. Com'è andata la cena con Mario? Bene. Pensi che dovrei chiamarlo? Ho aspettato fino alle 2. L'arrosto si è freddato, le candele si sono tutte squagliate. Sembrava una puntata di Vivere. Una tristezza. 4 volte va a letto. Non lo hai chiamato? Cellulare spento. Oh, fermati le
storie fatte e già finite, senza un perché. E chissà, le cerco forse per punire solo me. E che mai mille romanzi qualcosa che la trama è sempre uguale, sogni di carta che rimane poi forse un addio. Il tuo silenzio mi può uccidere, lo chiamo, no, non voglio essere io a decidere, lo chiamo, no, che vita è inutile. Poi ci credo, mi entusiasmo e poi sono guai. Sperare è inutile, lo so, ma è solo per dimenticare che non ci sei. Perderti mi priverebbe solamente un'illusione. Se te ne vai, che resta? Non potrei più dividere con te questa finzione. Sono sempre io che devo cedere, lo chiamo, no, ha senso questo mio rincorrerti, lo chiamo, no, che vita è inutile. Però tutte le volte va così, un po' ci credo, non ci sei, non ci morirà, ma
ma cucinare tutte le sante feste il montone amaro. Proprio non se ne parla. Meglio i lebbrosi. E poi lui ha preso la piccola Maria e ci ha dato tanti di quegli sberloni che sa solo Dio come ha fatto a resistere. Io volevo mettermi a urlare, lui era un pazzo, una furia, poi ha iniziato a strappare il vestito di dosso, a quel punto non ce l'ho fatta più e ho spento il televisore, ma dico io, sono cose da far vedere, mi pare. Quindi il film su Maria Goretti l'ha turbata a tal punto da non riuscire a pensare ad altro per giorni. Beh, col marito, i figli, la spesa, non è che io c'ho tanto tempo da pensare, eh. E quale ritiene sia il significato dell'episodio? I motivi del turbamento. A prendere tutti quegli sberloni lì ti turbi e come? No, voglio dire le ragioni che si innestano sul suo quotidiano fino a stravolgerlo. Oh, me l'avete detto voi di dirci qualcosa che mi è capitato. Posso fare una domanda? Ecco, bravo, facci la domanda. Sergio. Scusate, ma cosa cazzo stiamo facendo qui? Cioè, a chi è venuta questa idea della terapia di gruppo fai da te? Lo sai benissimo. Fa parte della nuova tecnica aziendale per stimolare la creatività e scaricare le tensioni della redazione! Ecco, io andrei perché sono già tutta di uno scaricato. Lei non si muove di lì! E ce ne sono di motivi per questa terapia. Io sono stressata! Si vede che sono stressata? Bene, Adele ormai scrive storie di psicopatici. No, tu devi spiegarmi come ti è saltato in mente di tirare in ballo Madre Teresa di Calcutta. No, dico, Madre Teresa di Calcutta, l'archetipo del crollo della libido. Tu fai copertine che sembrano sussidiari scolastici. Per forza non si vende un libro. E adesso rilassati e liberati dalle tue emozioni. Sapete perché state lì a menarvela? Non siamo le sole. Perché cercate uomini che esistono solamente nei romanzi, mariti e padri perfetti, con un bel lavoro, la casa, la macchina, un'esaltante vita sociale, ma non vi basta, no. Li volete anche straripanti di sesso. Pretendete che il poverino torni a casa, addenti la cotoletta con sguardo concupiscente, e poi a cena finita vi prenda, vi strappi la camicetta e vi porti sulla sua moto rombante nel cottage al lago. Dove vi possiederà selvaggiamente tutta la notte! Prendi nota, mi sembra un ottimo soggetto! Non ce ne sono! Il marito perfetto non va in moto e l'interesse per il brutto assatanato dura una settimana su per giù, se dura! Tanto vale distinguere una cosa la famiglia, un'altra rinnovabile, il cottage. D'altra parte, come diceva mia nonna, se ti piace il salamino mica devi tenerti il maiale in casa. Sergio! Il maiale in casa? Ah, io non c'ho mica di bisogno, sa. Mia cugina, la Sandra, mi porta su certi tocchi di stagionato di queste dimensioni. Luisa, per favore non peggiori la situazione. Vabbè, ma poi il maiale in casa sporca, eh. Quindi, questa è la tua tecnica? Più o meno. È che adesso ci sono solamente i cottage. Neanche tanti, per la verità. Ma è che non voglio strafare. C'è stato un tipo che pensavo di promuovere a storia fissa, ma non gli piaceva la Callas. Ma come si può rimanere soltanto indifferenti a una donna come la Maria? Bisogna essere rovinati dentro. Poi ti stupisci se ammazzano le vecchiette. Poi le manie che aveva le sa solamente lui. Se la tovaglia non era coordinata con i piatti, non si poteva mangiare. Bisognava cucinare le porzioni esatte, perché non si doveva lasciare nulla. E detestava le cose nuove. Appena comprava un maglione lo doveva ficcare in lavatrice a 2000 gradi perché si infeltrisse e sembrasse usato. Ma se ti piacciono tanto le cose usate, perché non vai alla Caritas? Lì almeno è già tutto usatissimo. Poi quando ci siamo lasciati alla Caritas ci sono andato io. Più che altro perché non avevo un lavoro. Ma almeno ho ripreso ad avere tutto scompagnato in cucina. Anche i calzini si sono scompagnati. Non so. Ma la nostra lavatrice... La mia lavatrice è strana. Metti dentro la roba e sparisce.
Adesso quando mi faccio da mangiare avanzo sempre tutto. Così posso mangiarlo anche il giorno dopo. E il giorno dopo ancora. Certe volte mi viene mal di stomaco. Sarà che ho una vita così frenetica. Morirò solo come un cane e troverà nel mio corpo decomposto e putrescente. Non fare così. La prendi troppo tragica. Povera Stella. Mi odiano tutti. Ma non è vero. Sarà meglio che ci prendiamo tutti qualcosa per tirarci su. Ottima idea, tiriamoci su. Ma dove sta andando? Chiami il bar e dica di portare 4 caffè. Ah, pensavo si riferisse ad altro quando diceva di tirarsi su. Dimmi che non mi odi. No, no, è il bar. Avanti, dimmi. Redazione Rosa che Salmone. Che cosa? Che si non si mi odi. La redazione Rosa Salmone. No, esatto. Ti odio. Ma è una vita che ci portate il caffè? Ah, è uno nuovo questo. No, che tu mi odi. Sulla sinistra c'è una porta. Ma no, che non ti odio. Allora 4 caffè, Io prenderei una brioscina. Scusi, ci aggiunge anche una brioscina. Io voglio la brioscina. Sì, sì. Faccia 2 brioche. Abbia pazienza, faccia 2 brioche. E lei, signora Rosa, solo il caffè? Sì. Allora basta così, grazie. Perché io gliel'ho detto che sarei cambiato, ma lui non ha voluto aspettare neanche un po' di tempo, non so, 2 o 3 anni. È vero. Vogliono sempre tutto e subito gli uomini. E quando non lo vogliono subito, c'è da preoccuparsi. Riccardo è stato con me 3 anni senza toccarmi. E io a commuovermi per quanto mi rispettasse. Poi si è fatto prete. Signora Rosa, a me è uguale. Mio marito mi ha fatto regali, regali. E poi? E poi ci siamo sposati. Ma non è la stessa cosa. Ah, guardi, se non si è fatto prete mio marito, a dormire in un letto a castello sarebbe stato uguale. Anselmo mi ha lasciata perché diceva che ero troppo intelligente per lui. Per fortuna che Tomasino era già in arrivo. Quando non sanno che scusa trovare, tirano fuori quella dell'intelligenza. Mohammed non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno. Sarà stata una scusa anche quella. Comunque lo hanno espulso. L'unico su 10 milioni. Giorgio diceva che ero troppo aggressiva. Trovano sempre il modo di farti sentire in colpa. Franco non sopportava il mio dopo barba. Dopo barba? Forse ero io che non sopportavo il suo. Figlio, è sposato! Non lo so, cara. È una tragedia anche quando non è colpa tua. E tu dai le palle di mollarla. Oh, su, ragazzo, non fate così, se no mi metto a piangere. Sono 4 caffè e 2 brioche, come avete ordinato. Beh, ve li metto lì. C'è anche lo scontrino, poi con comodo saldate il conto. Magari quando riuscite a scendere al bar. Beh, il caffè è lì. Buona giornata. Io vado. Non disturbatevi. Salve! Che cosa è stato? Devo esserle caduta addosso, signora Rosa. No, io parlavo da... Era vero? Tipo una visione. Allora, lo avete visionato anche voi? L'aveva detto al telefono che era nuovo. Proprio molto nuovo. Molto? Molto. Decisamente molto. Voglio un altro caffè. Ma se ancora non ti sei bevuto quello? Ti sbagli, finito. Allora voglio uno anch'io. Ma ragazzi, poi tutti questi caffè ti fanno male. Ok. Lo chiamo io. No, lo chiamo io. Che mia, lo chiamo io. Basta così. Ok, è inutile che siamo qui a discutere per questa questione di astinenza. L'astinenza evidentemente da tempo. Domattina per prima cosa ci facciamo portare qui un cabarettanto di colazione e proviamo a toccare con mano. In che senso? Voglio dire che verifichiamo stato civile, interessi, preferenze sessuali. Ovvio, anche quelle. E poi vediamo chi di noi sarà la più fortunata. So che tenterai la solita trame sordide alle spalle. Sì, ma non che noi si dubiti, mai mi ingannerei. Che balle, già lo so.
non si capisce niente. È la sdrucciola, con la sdrucciola sembra tutto più strano. Sdrucciola, sono settimane che non passo la cera. Dai, da me, buttati in questa sfida. Vivrai, vedrai fantastiche follie. Mi dovrò riporre l'estetica. Questo blu foro è osceno. Forse corto, sopatetica. Anche sai a me. Vedremo, già lo so. In cose sorde. Luisa sta sempre ad interrompere. E per forza io la mia strofa da sola non ce l'ho. La casa poi lo farà uscir di testa e subito l'ingenuo cederà. Se continuate al solito nelle illusioni inesistente con gli altri magi che cadrà la sua idea sarò bollente. Sì, piacerò. Balla con noi, libera le noie ansiogene. Il ritmo ti affascina, sentilo battere. Tutto ti fa accendere, tutto ti inebria. Sentiti ormai carico, tra bocca esorbita. No, non puoi più attendere. Goditi il verso indomito, il ritmo si scarica, bada, trattienilo. Ora che ormai evapora, timido, ascoltalo.